Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsa di melanzane, peperoni e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane, peperoni, mandorle pelate, cipolla, burro, mascarpone, sale, pepe, basilico e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il basilico e le mandorle e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i peperoni. Le melanzane, il sale, il pepe e cuocere con il cestello al posto del misurino per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Posizionare il misurino e tritare per 30 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il trito di parmigiano, basilico e mandorle. Il mascarpone. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 8. Trasferire in barattoli di vetro. Salsa di melanzane, peperoni e mandorle. Si conserva in frigo per 3 giorni. È possibile congelarla. Ideale per condire pasta, gnocchi e lasagne. Grazie e alla prossima ricetta.